commercianti e artigiani di Sal'Boro hanno deciso di regalare ai loro concittadini un presepe diverso dal solito. Le sagome in polistirolo espanso, disseminate sul sagrato della chiesa, rappresentano le attività di quanti lavorano in paese, dall'idraulico al giardiniere, dal barbiere al macabro ma sorridente becchino. Essendo una realtà piccola di Sal'Boro, non essendo un'area commerciale a livello industriale, ma essendo più artigianale la locazione, mette in evidenza quello che sono i lavori della zona. E questi sono alcuni dei lavori, o meglio, dei mestieri, che sono presenti nella zona. Volevamo fare qualcosa che potesse divertire e piacere soprattutto ai bambini, spiegano gli artigiani, ma che in qualche modo lanciasse anche un messaggio, e crediamo di esserci riusciti. Voleva essere un messaggio per tutti, non solo per noi, ma una porta aperta a tutti gli artigiani. Gli artigiani che secondo me sono quella forza potente, presente nel nostro paese, ma con poca evidenza.